sono tra le vie di Palermo per chiedere qual è la prima richiesta che farebbero i palermitani al futuro sindaco. Il sindaco deve pulire le strade perché fanno schifo, deve potare gli alberi. No, no, noi dobbiamo essere lo specchio. Perché non costruiscono un altro cimitero, fanno altre tombe e risollevano questo problema? Sporcizia, delinquenza e soprattutto dare lavoro a giovani. Ponte con Leone è la vergogna della Sicilia. Migliorare la città e basta, migliorare soltanto la città. Che cosa? Se manca pulizia? Di tutto, pulizia, di tutto quello che c'è da fare. Strade, spazzatura. Presenza sul territorio, inesistente. Un esempio, le vetrine delle gioiellerie sporche di uova questa notte, la macchina che sfonda la vetrina dall'altra parte, i ragazzi che bivaccano fino alle 3 di notte qua dando fastidio ai residenti, l'immondizia che viene regolarmente divelta, buttata per strada perché non viene raccolta se non alle 6 del mattino successivo. Più mezzi di trasporto per appunto le scuole, l'università. Provvedimenti per migliorare la viabilità, snellire il traffico, definire in maniera certa il discorso di Ponte Corleone, che è una cosa impossibile, una vergogna da sempre. Chiedo una buona amministrazione e tanti privilegi che io, se do uno sguardo, mi accorgo che ci sono tanti e tanti privilegi. Noi siamo siciliani, siamo palermitani, siamo orgogliosi di essere palermitani, la città ci piace, però deve essere vivibile.